Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo video. Ebbene sì, avete visto bene, qua vicino a me c'è un'enorme zucca di Halloween pronta per essere intagliata. Raga, veramente non vedo l'ora, è la prima volta in vita mia che vado ad intagliare una zucca, quindi non so effettivamente come verrà il risultato, ma sono super curiosa di farlo e voi ovviamente venite con me fino alla fine per vedere il risultato. Deve essere il più spaventoso possibile. So che questa serie a tema Halloween vi sta piacendo un sacco, quindi se non l'avete visti andate a vedere tutti quanti i video del canale perché sono tutti quanti super belli. Detto ciò, possiamo iniziare ad intagliare la zucca. Mollettino ovviamente ci guarderà da lontano perché lui non deve sporcarsi e soprattutto non deve farsi male. E adesso vi faccio vedere la postazione che ho preparato e tutti quanti gli strumenti che andrò ad utilizzare per l'intaglio di questa zucca. Mi raccomando, ci tengo a precisare già da subito che è molto pericoloso perché andremo ad utilizzare anche delle lame, quindi se lo rifate a casa, mi raccomando, fatelo con l'aiuto di un genitore o di qualcuno di più grande perché non dovete farvi male, ok? Ma prima voglio ricordarvi che domenica 29 ottobre vi aspetto a Gubbio per festeggiare Halloween insieme a me. Faremo tantissimi giochi divertenti a tema Halloween, quindi che fai? Verrai anche te? Io vi aspetto. Allora, questo è tutto quello che ho preparato. Ovviamente abbiamo la nostra zuccona enorme che ho comprato al Lidl pochi giorni fa. Se vi siete persi il video dove l'ho comprato, andatelo a vedere. Ho questo coltello che dovrebbe essere abbastanza appuntito, un cucchiaio per andare a prendere tutti i semi, una ciotola dove mettere i semi, dello Scottex per non sporcarci, mollettino ovviamente. Qua abbiamo la candela che alla fine andremo a mettere nella zucca. Poi passiamo alla parte creativa. Per disegnare nella zucca utilizzo la mia matita con la zucchetta creata da me, la gomma per cancellare, pennarelli indelebili neri per scrivere sulla zucca. Qui ho preso dei pennarelli rossi, vedremo se li utilizzerò. La lana arancione perché vedrete per cosa la utilizzerò, cioè voglio fare una zucca stratosferica mai vista. Dei bastoncini samurai e poi questi qua e le tempere con... Oddio, momenti mi cade, le tempere con un po' d'acqua. Ma dato che voglio decidere insieme a voi che tipo di disegno fare nella zucca, come prima cosa vado a fare il disegno in digitale e adesso andiamo a scegliere quale delle tante espressioni possiamo dare alla zucca. Ecco qua il mio tablet, come applicazione utilizzo sempre Procreate, dove ho già preparato un foglio vuoto da riempire. Per fare i vari modelli ho deciso di utilizzare delle zucche vuote dentro, così possiamo andarci a disegnare dentro le facce. Ecco fatto, ho inserito tutte le immagini nel foglio, adesso vado a disegnarci sopra e facciamo delle facce diverse, poi scegliamo la più bella. La versione più semplice della zucca è proprio questa qui, dove fanno la bocca con i denti appuntiti e gli occhi tipo circolari così, e questa sarebbe anche abbastanza carina e semplice da fare. Se no si potrebbe giocare sugli occhi e farli tipo così a forma di whoosh e poi magari fare la bocca sempre appuntita, perché la bocca appuntita è quella più carina. E anche questa opzione sarebbe carina, fra le due forse è meglio questa. Altrimenti avevo pensato di fare una bocca semi aperta, cioè aperta in questo modo, e fare i denti tipo quadrati così, anche se in questo modo non penso che faccia tanta paura. Magari possiamo aggiungere delle sopracciglia arrabbiate, tipo queste. Oh mio Dio. Invece qui voglio provare a fare una bocca di una dimensione diversa, tipo, ok, tipo urlo, e fare gli occhi tipo scioccati. Oddio, ma questa è troppo carina, mi sembra un pulcino. Ok, questa la scartiamo perché non fa per niente paura. Se no ne potremmo fare una sempre con la bocca semi aperta, però i denti invece che farli quadrati, farli tipo appuntiti e fare gli occhi tipo arrabbiati in questo modo. E l'ho aggiustata, devo dire, molto meglio. Le ho fatte tutte, queste due ovviamente le ho scartate perché fanno troppo ridere e io la voglio fare spaventosa. E ora sono indecisa tra questa e questa qui, però non mi dispiace pure questa. No, non lo so, sono troppo indecisa. Penso che alla fine
farò questa e aggiungerò anche qualche pezza come se fosse tipo ferita. Ok, bene, quindi una volta scelta più o meno la faccia che dovrà avere la nostra zucca, vado a disegnare la faccia proprio sulla zucca con un pennarello nero, perché ho provato con la matita ma non si vede un bel niente, quindi speriamo di farlo bene al primo colpo, perché se no, non lo so, verrà un casino. Io ho decisamente troppa ansia. Inizio facendo gli occhi, veramente troppa ansia di sbagliare. Qui è difficile disegnare su questo tessuto di zucca perché è tutto quanto grumoso. Ok, ho fatto il primo occhio, che è questo qui. Adesso devo fare il secondo e la difficoltà sarà farlo uguale. Ma noi non molliamo, quindi. Ok, ho fatto anche il secondo occhio e mi sembra abbastanza uguale, quindi per ora ci sta. Adesso mi manca di fare la bocca e poi disegno anche il coperchio. Ok, sto disegnando la bocca. Poi alla fine, se sbagliate, penso che basti prendere un panno e va via tutto. Voilà, dovrei averla fatta. Eccola qui. Oh, quanto è carina. Adesso devo fare la forma dei denti. Li faccio appuntiti perché secondo me i denti appuntiti fanno più paura. No, vabbè, bellissima, guardate, bellissimi. Sono forse un po' storti, però magari dopo li posso aggiustare quando li taglio. E niente, quindi la zucca verrebbe così, perché bisogna anche poi andare a vedere come verrebbe una volta appoggiata. Però vabbè, dai, ci sta, perché alla fine uno l'ha guardata così, quindi ci sta, mi piace. Voi cosa dite? Scrivetemi nei commenti tutti quanti i vostri pareri. Mi sono dimenticata che manca da fare la parte sopra, quindi adesso faccio tipo una stella per tagliare tutta la parte sopra, perché anche questa va tolta per andare a scavare bene tutto. Tipo così, vedete? Abbiamo fatto tutto, adesso è arrivato il momento di iniziare ad intagliare. Mi raccomando, con molta attenzione qui, dovete stare attentissimi. Ok raga, ci sono riuscita, ho tolto, oddio non ci credo, la parte iniziale sopra. Oh mio Dio, ma cos'è? No vabbè, guardate, no, adesso vi devo far vedere assolutamente com'è dentro. È stranissima, guardate, sembra che c'è una ragnatela. Che puzza. Però la zucca è buona per fare il risotto, quindi se qualcuno sa qualche ricetta per fare la zucca con il risotto, qualcosa, la pasta, scrivetemelo nei commenti, così domani sapete già cosa faccio a pranzo. Allora raga, da quello che so la parte sopra la devo tenere perché in teoria almeno si chiude, quindi adesso vado con un gran cucchiaio a svuotare tutta la parte dentro. Ci vorrà un sacco. Mamma mia. Ah, ecco qua. E metto tutto nella ciotolina qui. E quindi adesso continuiamo a pulire finché non diventa bella vuota. Poi, per non buttare nulla, io so anche che i semi di zucca in realtà sono buoni da mangiare. Però bisogna farli tipo essiccare, non mi ricordo. Quindi penso che dopo andrò a prendere tutti i semini e li metto ad essiccare, così li mangerò come snack fra qualche giorno. Ho quasi finito e devo dire che, guardate, quasi, quasi finito, manca solo qualche semino. Ho ufficialmente finito di svuotare la zucca, adesso è diventata una taverna vuota, infatti sentiamo il sound perfetto. È stata la parte più difficile, quindi penso che adesso sia tutto molto più semplice e divertente anche per voi che mi state guardando. Questo è tutto il ricavato che ho avuto, ma adesso è arrivato il momento di intagliare anche gli occhi e la bocca. Ok, ho fatto il primo occhio e devo dire che la cosa più difficile sono le curve, perché il coltello giustamente non curva bene, quindi adesso andiamolo a togliere. No vabbè, è venuto perfetto. Guardate, devo soltanto risistemarlo un pochino, si vede un po' il nero. Adesso lo sistemo e torno da voi. Il primo occhio tagliato, adesso vado a fare la stessa cosa con il secondo. Ok, sto estirpando anche il secondo occhio, infatti è venuto molto bene anche questo. Adesso lo vado a rifilare. Ok, anche il secondo occhio è stato fatto. Adesso tocca la parte più difficile, che sarà la bocca. Però per la bocca io non voglio andare a lasciare i denti arancioni. Io voglio tagliare tutta la parte dentro e i denti lasciarli tipo gialli, quindi lasciare il colore della zucca originale sotto. Comunque, per darvi un'idea di come sta venendo la
zucca, ve la faccio vedere anche così, e è ancora un po' tutta quanta intagliata, ma dopo la vado a sistemare meglio, e sono anche indecisa se andare a colorare di nero gli occhi. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con zucca e scrivetemi nei commenti un nome che vi piacerebbe dare alla mia nuova zucchetta di Halloween. Non deve essere un nome carino, deve essere un nome un po' spaventoso, quindi sbizzarritevi nei commenti. Ci siamo anche con la bocca, adesso devo soltanto estrarre il pezzo, guardate, è troppo soddisfacente tutto ciò. Dobbiamo solo estrarre, ecco qui, i denti. No vabbè, ma che bellezza! È volato, eccolo qui, che ansia, mi ha fatto prendere un colpo. E anche la bocca è stata tagliata. Adesso per i denti vi faccio vedere questa tecnica che voglio andare ad utilizzare. La tecnica consiste nell'andare a togliere letteralmente con il coltello la buccia della zucca, in modo da avere i denti in questo modo. Poi ovviamente lo dovete un po' rifilare. Così, vedete? Penso che alla fine verrà stupendo perché i denti saranno di un colore diverso. Comunque raga, la mia zucca è tipo verde sui denti, quindi è strana, però mi piace un sacco come sta venendo. Avete capito la tecnica qual è? Cioè alla fine è anche abbastanza semplice. Brava zucchetta! No vabbè raga, ho terminato anche la bocca, guardate quanto bella è. Cioè è assurda, poi queste venette verdi la rendono ancora più spaventosa. Ok, eccomi qua, mi sono legata i capelli prima perché sennò... Ed ecco qui la zucchetta, adesso dato che così potrebbe anche essere terminata, cioè basta mettere la candelina e il coperchio, ma dato che noi la vogliamo fare un po' più particolare, adesso andiamo ad aggiungere qualche gadget un po' spicy. Allora, come prima cosa andrò a colorare le pupille della zucca. Questo pennarello non colora molto. Dato che il pennarello non colorava molto sulla zucca, guardate come ho fatto l'occhio, indovinate con cosa? Tadan! Con le mie amate tempere. Infatti adesso ho deciso che la voglio andare un po' a colorare per renderla un po' più creepy. Iniziamo dagli occhi, ma poi continueremo e vedrete dove. Ok, primo occhio colorato, adesso passiamo al secondo. Guardate quanto si colora bene con le tempere, è bellissimo. Raga, sto provando a colorare di nero anche la parte esterna degli occhi perché vorrei fare un po' di sfumature per renderla un po' più profonda, ecco. Ok, vedete che piano piano si sta asciugando, nel frattempo sto pitturando anche la parte interna per dare un po' di profondità a questa zucca. È veramente troppo bella l'idea di colorarla con le tempere, provateci anche voi. Ok, primo occhio dipinto, adesso faccio anche il secondo e nel frattempo aspettiamo che si asciughi il tutto. Gli occhi li abbiamo fatti, dopo vedrete quando sarà tutta illuminata quanto saranno belli d'impatto. Ma adesso, dato che non mi voglio far mancare nulla, voglio aggiungere un po' di colore nella bocca. Indovinate di che colore farò? E perché proprio rossa? Esatto, adesso voglio provare a simulare con il rosso un po' di sangue finto. Quindi vado a prendere nella mia palette di colori questo rosso bordeaux. Siete pronti? Iniziamo. Voglio fare ovviamente la parte rossa, quella in fondo, e poi tipo sfumare. Sfumo tipo con le dita anche. Aiuto! Che bella! Ovviamente facciamo tutto un po' a caso, così con il pennello spennelliamo un po', anche se andate un po' fuori dei bordi, non importa, tanto l'importante è il concetto, vedete? Ora ho terminato la parte rossa nella bocca e aspetta, adesso la vado un po' a sfumare così. Adesso pensavo di fare anche qualche schizzetto di rosso intorno, quindi prendiamo il nostro pennello e facciamo in questo modo. Ah, che bello, così. No, questa zucca sta venendo troppo bene, è la zucca più bella che abbia mai visto per ora, modestamente poi. Tadan! Ecco qua, ho fatto anche tutti gli schizzi intorno alla bocca, adesso vi faccio vedere dalla telecamera esterna. No, per ora, cioè no, mi piace troppo, troppo raga, bellissima. Cioè, ammirate la perfezione di questa zucca, guardate. Bellissima. Però ancora manca qualche dettaglio e adesso vi faccio vedere cosa. Ok, ho aggiunto anche con il bianchetto queste pupille bianche per fare tipo i riflessi e adesso voglio dare con un po' di profondità con il nero e vado a fare i bordi della bocca, ma giusto poco per delinearla un po'. Ho delineato tutto, adesso per dare un po' di sfumatura vado a sfumare con il dito così
e picchiettare un po' sulla zucca. Infatti così sembra tipo sfumato, vedete che è più carino? Tan 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 tan. Ta-da! No, vabbè, bellissima. Mi fa quasi paura. Oddio, oddio. Ecco qua. Aspettate che tolgo qualche piccola imperfezione al centro. No, vabbè, bellissima, raga. Comunque, nel frattempo, mentre la facevo, mi è venuta anche un'altra idea. Infatti, voglio fare dei buchetti laterali e andarli a, diciamo, ricoprire con questa come se fossero tipo punti. Quindi adesso mi lavo un attimo le mani perché sono tutte sporche e facciamo anche questi piccoli dettagli e poi è finita. Mi raccomando, aspettatemi fino alla fine perché almeno ve la faccio vedere nella mia cameretta a tema Halloween e ovviamente con la candela dentro. Ho fatto anche due buchi laterali, ovviamente li ho fatti un po' a caso, infatti non hanno una forma ben precisa. E adesso per fare i buchi e inserire questo utilizzo i miei samurai. Quindi prendo un bastoncino e iniziamo a fare tutti quanti dei buchetti qua dentro. Ho fatto, vedete, è stato un po' difficile, il risultato non è il top, però noi ci accontentiamo. Ed ora come ultima cosa voglio andare a fare veramente l'ultimissima cosa, ovvero questo qui è il tappo della nostra zucca. Se riesco ad inserirlo, ecco qua. Io ho questi qui che sono dei filetti metallici e mi piacerebbe utilizzarli per fare tipo il gambo sopra della zucca. Anche qui andiamo a fare dei buchetti nella corteccia. Qui non c'è bisogno di farli lungo tutta quanta la zucca, basta soltanto farli un po' larghini ed inseriamo dentro questi pezzetti di filo. E poi alla fine li vado ad attorcigliare in questo modo. Guardate che carini, sembrano quelli del maiale. Ta-dan! Ecco la zucca terminata, sono super contenta, è bellissima. Adesso non vedo l'ora di andare a vedere come sarà nella mia cameretta a tema Halloween con una candela dentro. Ma prima vi faccio vedere una bella panoramica della zucca. Eccola qua ragazzi, la zucca, guardate che bella. Poi con questi fiocchetti qua sopra, veramente stupenda. Perfetto, adesso io vado a pulire un po' tutto e la porto in camera così vediamo com'è accesa. Tadan, eccola qua raga, è spaziale, no vabbè, bellissima, guardate che bella. Poi adesso ve la faccio vedere con tutta la mia camera accesa, questa vabbè la conoscete bene oramai, abbiamo anche le zucchette sul letto e poi c'è lei che sono indecisa se mettere anche nella scrivania. Bene raga, questo video si può concludere qua, la mia zucca è venuta benissimo, mandatemi le foto delle vostre zucche dopo che avete visto questo video, sono super curiosa, vi risponderò, ovviamente vi guardo sempre tutti. Mollettino, ti è piaciuta la zucca? Perfetto, quindi missione compiuta, lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto ed iscrivetevi al mio canale per non perdervi tutte le serie di Halloween. Noi ci vediamo nel prossimo video, vi mando un bacio, ciao ciao!